Benvenuti su Enjoy in un nuovo video. In un nuovo video e abbiamo anche nuovi microfoni, quindi è la nostra prima volta che li usiamo, quindi non vediamo come si comporta. Esatto, vediamo. Dopo il sondaggio fatto sul canale, quindi sì, ogni tanto facciamo anche dei sondaggi. Abbiamo visto che è stato molto votato i supermercati in Slovenia, quindi oggi ne vediamo uno. Abbiamo speso in totale 15,75 euro, quindi il video più economico fino ad adesso, quindi se volete altri supermercati sloveni, per favore, o comunque dell'estero, possiamo andare anche in Croazia volendo, ragazzi, senza problemi. Quindi votate qua per altri supermercati. Proprio qui dietro, guardate che bello poi il paesaggio, è tutto bellissimo, magari non davanti alla mia faccia, facendo vedere veramente il paesaggio. Niente, vediamo un po' cosa abbiamo di diverso, cosa abbiamo di buono, oddio, di buono non lo so, quindi let's go. Andiamo a vedere. Andiamo. Comunque tra i vari sondaggi c'era anche la famosissima carne d'orso e non so, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Sappiate che qua in Slovenia comunque è super legale trovarla e normale, diciamo, nei ristoranti. Esatto. Quindi il sondaggio è andato bene, diciamo. Sì. Che ha vinto la carne d'orso. Sì, esattamente. Però siamo comunque in dubbio, quindi in caso diteci la vostra nei commenti. Ci siamo quasi? Entriamo? Sì, sì. Entriamo. Un piccolo supermercato, così speriamo di trovare qualcosa di locale e un po' diverso dalle nostre corde. Sì, no? Siamo molto curiosi, esattamente. Video alla Human Safari. Sì. Allora, io devo prendere il latte per mio papà perché gliel'ho bevuto, poverino, quindi devo scegliere tra tutta questa roba. E a lui piace le robe alla soia, quindi dell'altro. Strabuona l'altro, è veramente buona. Questo è barista, cosa vuol dire? Fa la schiumetta. Fa la schiuma. Sì. Ok. Lo usavamo quando facevo la cameriera. Ok. Da notare che loro hanno i plasma per i bambini e non i plasmon. Non lo so, mi sembra qualcosa alla Hulk, tipo plasma verde. È vero. Della Bambi, marca Bambi. È fantastico. Is now better cookies. Sì, perché è scritto cookies, ma noi ci abbiamo messo un quarto d'ora perché cookies. Sì, ero tipo cookies. E invece cookies. Cookies. Dai, le mettiamo che proviamo. Il cookies, perché ce n'è uno dentro, quindi il cookies. Dovrebbe essere classico con le gocce di cioccolato, no? E invece no, è proprio il cioccolato. Ma è un salame di cioccolato praticamente. What? Che sorpresa! Ma però dai, con i pezzi, bello rustico, è morbido, come i cookies dovrebbero essere, però fuori non sarà croccante, mi immagino, no? Infatti. Però è buono, sembra buono, no? Sa di molto poco, sa più di nocciola, la consistenza è deludente, bocciatissimo. Ma cibo, polistirolo. Sì, piuttosto mangi altro, cioè. Esatto. C'è di meglio, cioè ci sono soluzioni vegane molto più buone anche senza glutine, non ho molto da dire. C'è anche un vario assortimento di caffè solubili, tra cui ovviamente c'è un cappuccino rosa, però questo non lo possiamo provare, quindi il cappuccino e i lamponi lo lasciamo lì e penso che voi ci ringrazierete pure. Però c'è anche questo di Starbucks, che da noi a Trieste tipo non esiste niente di Starbucks. Prezzo è tanto, sì, è parecchio, però bello. Aesthetic. Come non si fa a prendere la Coca-Cola locale? La cocta. Original. E erbale, c'è scritto. Si dice erbale? Boh. Non lo so. Quindi potrebbe essere simile a una coca medicinale, tipo la prima. Sì. E quindi la prendiamo, la assaggiamo subito. Ah. Berrò anch'io perché ho sete. Ok. Sa di medicina, io avevo già assaggiato quella zero e questa qua non è da meno, è proprio un odore molto medicinale, quasi da sciroppo. Secondo me è appunto ispirato alle prime Coca-Cola che erano appunto dei medicinali, cioè probabilmente si avvicina molto a quel tipo di gusto. Mm. Allora, devo dire che appena ti entra in bocca il sapore è molto forte, dopo sparisce anche in fretta. Diciamo che non è la classica Coca-Cola. Se volete qualcosa di diverso, potrebbe essere un'ottima soluzione, ecco. Allora, l'assaggio anch'io, Finest Herbal Extracts, quindi le migliori erbe scelte per questa Coca-Cola. Allora, a me non dispiace, ma tipo per niente. Però cioè, è leggera, no? Non è potente come la Coca-Cola normale, che è una botta di zuccheri, ok, ti arriva solo la zuccherata. No, qui proprio senti qualche gusto in più di erbe, appunto.
sembra una medicina effettivamente. Posso capire che può non piacere, infatti penso che tre quarti della popolazione lo odierebbe, forse anche più di tre quarti. Però non... Sì, da noi fallirebbe domani. Sì, no, ma neanche... non esiste, ci sarà un motivo, no? Dico. Però non mi dispiace, lo comprerei, io la comprerei, ma non fidatevi dei miei gusti, ok? Hanno anche la loro versione dei Fruit Loops, che si chiamano Fruity Froops. Cioè, è ridicolissima sta cosa. Non so se li avete mai provati, ma ci sono i cereali Fruit Loops alla frutta americani. E quindi esistono, ma posso dire che il camaleonte è uguale a quello di... come si chiama? Rapunzel. Di Rapunzel? È identico. Oh mio Dio. È lui. Allora, prezzino, perché €1,80 abbiamo 150 grammi di cereali. Mi basta per una giornata. Però molto carini. Tra la gastronomia, i burek al formaggio, che fai, non li prendi? Da noi è un po' difficile, cioè o vai dal kebab bar o comunque non ci sono. A Trieste un po' di più perché abbiamo cultura balcanica, quindi ce li abbiamo. Però li proviamo. Via, dentro. Allora, per quanto riguarda la gastronomia... non c'era tanta roba, mi aspettavo magari anche qualche paninetto o comunque dei tramezzini, toast, roba del genere. No, però abbiamo trovato un burek al formaggio. Ui. Ovviamente è del tutto freddo, però trovare il burek in un supermercato devo dire che mi piace. Che morbido. Buono? Sai che è buono? Sì. Questa è la parte sotto che è rimasta umida e si rompe, mentre sopra è bello croccante. Quindi avete anche una differenza di texture, se vogliamo. Buono, dai, ci sta. Vorrei averceli anche nei nostri supermercati, perché i tramezzini, sapete, i supermercati fanno schifo. Almeno mi dai qualcosa del genere, ci sta di più, secondo me. È un burek criminale. Giulia, ma che stai a fare i video tuoi? Burek criminali, Ankarano! Ma che morbido! Poi il fatto che sia croccante sopra e morbido dentro gli dà tutti i punti del mondo. Poi oltre alle acque con vitamine ci sono anche questi fantastici cocktail. Oh mio Dio! Cuba Libre, Mojito, questa cos'è? Lagoon Blue. Una specie di... va bene. Non lo so. Molto estetico, molto belli, ma non possiamo berli perché stiamo guidando. E io sono a dieta. E quindi niente. Abbiamo trovato anche la Cocta Sugar Free. Yes. Così proviamo anche quella zero. In questo sì. Caso è grigia, però anche le lattine devo dire che sono molto belle. A me fanno troppo ridere. C'è il tè sola, preso una sola, e l'aranciata pipì. Cioè, non lo so, mi fa troppo ridere, non ce la faccio. Beh, da noi non c'è, poi non so se nel resto d'Italia ci sia, ma ci sono questi, Jimmy Fantastic. Cioè, è particolare, sinceramente. Cioè, coi brownie, tu hai mai assaggiato coi brownie? E quindi la prendiamo immediatamente anche questa. Ma c'è anche questa che era simpatica. Ho capito, ma vuoi mettere brownie e caramello? Ma orange e biscuits. Ma brownie e caramello? Hai ragione. Brownie e caramello. E niente. Abbiamo Jimmy. Jimmy Fantastic. Jimmy, corri Jimmy, diventa un aeroplano. Bellissimo packaging ed è moderno. È vero. Se tu gli dai un tocco, una scritta vintage con un look moderno, hai vinto secondo me. Anche secondo me. Oh, okay. Oh mamma mia, ma è fantastico tutto ciò. E questo è tutto unico, ma è bellissimo, è fantastico. Cioè, comprate tutti i Jimmy Fantastic, non è una TV. E magari. È sincero stupore. Magari. Allora, Jimmy Fantastic. Siamo qui. Siamo qua. Assaggiamo. È buona, però ha un problema. Oh no. Jimmy. Jimmy. Mannaggia la miseria, stavi andando bene. Jimmy. Mi piace il cioccolato. Senti i pezzi di brownie sotto i denti? Caramello salato? Dov'è? Zero. Proprio niente. Peccato, perché barretta bella, packaging bello. È buono, molto dolce, però caramello salato non c'è. Jimmy, corri Jimmy, diventa un aeroplano. Sapete benissimo di cosa io sto parlando. Lui no, ma lui è fuori dal mondo. Sentiamo sto caramello, dai. È proprio un leggerissimo ecco che ti arriva. Io neanche quello, sono sincero. Quindi sad. E poi il salato non c'è. Non c'è il sale. Quindi sad.
Ritorniamo alla Coca Free, Legendary Taste No Sugar, ok? Leggendario. Assaggiamo. Effettivamente è leggermente diversa da quella che abbiamo visto prima, no? Da questa qui. Non è quella botta di gusto medicinale che forse alcuni odieranno, quindi forse meglio. Vince la zuccherata. Direi che questa vince, sì sì, esatto. Ottimo. Scusa, scusa, non è che mi passeresti delle sardine? Scusa. Scusa. Abbiamo trovato anche questi bellissimi M&M's. Tema Pasqua. Ok. E si è bloccato un attimo. Penso che saranno normalissimi in realtà. Sì, sarà solo il colore. Però sono molto carini, quindi via, dentro. Quando compri una nuova skin tipo del personaggio. Esatto, ne vale la pena. Sì, esatto. Wow, 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 wow. Cosa c'è? Wow, wow, wow. Dai, cosa hai trovato? Ma allora, intanto packaging fantastico, ma sono dei arachidi o i peni di arachidi? Sì. O i peni di cioccolato. Oh mio Dio, scusate, assolutamente, ma è da prendere, ma subito tipo. Lo proviamo immediatamente, cioè assolutamente. Arachidi alla cioccolata, subito. Assolutamente. Zac. Wow. Wow, 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 calma, calma. Basta, gag già fatto 30 volte. Siamo proprio dei boomer. Posso dirlo. Siamo dei boomer. È un arachide. Non so se sia un arachide vero, però. Ok, me lo aspettavo liquido dentro, non lo è. È una patatina. È buono? Buonissimo. Ma dai? Perché fuori è salatissimo e dentro è cioccolato dolce. Oh mio Dio. Mamma mia. Se ci aggiungi un altro po' di sale, sono perfette. Sono anche pericolose, quindi. Sono molto pericolose, ma diventano meno pericolose dal fatto che costano un occhio della testa. E ce n'è dentro. Ma veramente, ma non è possibile. Questi ti piacciono un botto. È sicuro. Lo so. Te lo dico io. Hai fatto... sì, sì, sì. Mi fido di Nicolas. Manca sale. Manca sale. Però che buoni, però buoni. Miseria. Mamma mia, ma un bello spritz con questo vicino. Ancora meglio del whisky. Se metti del whisky con questi, mamma mia, abbiamo proprio vinto la vita, cioè... Caramelle alla liquirizia super basic, non commentiamo oltre, mi raccomando, fate tutti i buoni. Confezioncina di liquirizia. Ah, ma è durissima. Sono buonissime. Ah, davvero? Molto buona, mi ricorda qualcosa. Ecco, adesso è ora di ricordarselo. E non mi viene in mente, se mai mi verrà in mente lo metterò. Però, buone, approvate. Caramelle. Yeah. Provate, ovviamente ci sarà il beep. Allora, vorrei tanto una reaction di Dario Moccia su questo video. Pigmenti, io mi aspetto appunto della liquirizia fortissima, ma dopo quello che ha detto lui rimarrai stupita. Rimarrò stupita. Io sono una che odia la liquirizia, ok? Ho fatto questa faccia perché non sa di liquirizia, cioè lo senti, senti che esiste, che lo percepisci, però è dolcissima. Ed è vero che ricorda qualcos'altro, ma neanche io so cosa. Ma c'è una... è gommosa dentro. C'è il fuori, che è completamente durissimo. Adesso che l'ho masticata un po', sono arrivata ad una parte gommosa e molto chewy. Dolce. Sì, esatto. Ah, vabbè, gli M&M's. Siamo a periodo pasquale, però sono bellissime. Sì, la skin, fa vedere la skin. Sono fantastici. Ma sono belli grandi o sbaglio? Sono grandi, sono a forma di uovo, sono colorati, sembrano uova di dinosauro. Sono bellissime. Fa peccato quasi mangiarli. Questo verde è bello verde. È il tuo preferito? Bello croccante, quindi niente. Una bella trovata, sono molto divertito da questa cosa. È molto bello, guarda che blu. E poi sono extra croccanti, quindi mi piace molto. Indovinate il colore che sceglierò. Qual è? Avete indovinato? Bene. Bene, eccolo, se non avete indovinato avete perso. Allora, boh, niente da dire, cioè sono degli M&M's con dei colori un po' più fancy. Ok, dai, assaggiamo. Però molto buono. Buono, eh? Sì. Piccolo aneddoto, io quando mangio gli M&M's li mangio sempre in ordine cromatico. Quindi rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola.
Questa è una deformazione professionale. Eh sì, però lo faccio, quindi dovevo rispondere alla domanda di prima. Mi raccomando, seguite Aurin Art su tutti i social. Qui non facciamo la pubblicità occulta, facciamo la pubblicità diretta. Facciamo la pubblicità faccia, diretta. Così. Noi non facciamo la pubblicità occulta, noi facciamo proprio la pubblicità quella diretta. Non è ingannevole, non creiamo fraintendimenti. Noi facciamo proprio la pubblicità vera. Anzi, ora mandiamo un IBAN. Se mi volete dare dei soldi e non ne ho bisogno, donateli. Ok, niente. Video divertente, mi è piaciuto. Sì, è stato divertente. Abbiamo speso poco, siamo stati in posti sconosciuti, nelle strade assurde. È vero. Se volete un altro supermercato, magari andiamo in uno più grande, anche scrivetelo nei commenti. Comunque è tutto molto divertente. E mi raccomando, sul video della carne d'orso mi aspetto qualche feedback. Esatto, e vi voglio solo far tenere presente che esiste Culandia qui. Volete, cioè, che andiamo a Culandia? Esatto. Niente, noi lì nello studio ci vediamo al prossimo video, che non sappiamo quale sarà. Ciao! Ciao!